del giudice delle indagini preliminari e quindi successivamente anche al contraddittore delle parti, quindi tutto quello che si dice con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria da parte del pubblico ministero trattandosi di un provvedimento del pubblico ministero che appunto sulla base delle considerazioni dell'ufficio di procura ha consentito di evidenziare l'operatività di queste due organizzazioni che sono collegate tra di loro, una relativa alla disponibilità di eh, la detenzione di armi eh, da fuoco eh, e l'altra al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare con riferimento all'associazione relativa alla, ai reati in materia di armi, eh, occorre evidenziare la eh, particolare pericolosità in ragione della quantità delle armi che sono state oggetto di sequestro e che sono state ricondotte alla disponibilità di questa organizzazione. Si tratta di. Una settantina di armi, quindi un arsenale particolarmente ricco, ma di armi eh, estremamente pericolose, perché oltre ad armi corte eh, si tratta di armi lunghe da guerra, fucili mitragliatori di diversa, eh, di diversa eh, estrazione, diverse tipologie, diverse mh, costruzioni: che mh, ovviamente evidenzia quanto fosse pericolosa questa organizzazione eh, criminale e eh, delle, dei collegamenti di questa organizzazione criminale con articolazioni di indrangheta che operano anche in territori diversi rispetto a quello catanzarese e eh, ai quali diciamo, erano destinate anche la disponibilità delle armi che sono state rinvenute sul uh, territorio di catanzaro, occultate anche in modo particolarmente attento secondo una tecnica collaudata appunto per consentire che le armi fossero di pronta eh, disponibilità e eh, ne fosse mantenuta eh, la L'attività di indagine eh, ha avuto avvio eh, proprio dalle eh, investigazioni che riguardavano la individuazione di uno dei soggetti che era destinatario della misura cautelare eh, nel procedimento cosiddetto rinascita e che ha trovato proprio qui eh, presso uno dei soggetti investigati poi eh, nell'ambito di questo procedimento penale eh, la sua protezione. Per cui la latitanza di questo soggetto è stata assicurata. Curata anche da questa, eh, eh, dagli esponenti di questa organizzazione sul territorio di Catanzaro, il che evidenzia la eh, particolare pericolosità della rete di relazione che. Ehm, diciamo, ehm, garantisce che questa organizzazione garantisce anche ad esponenti di altre organizzazioni criminali che, appunto, come dicevo prima, sono dislocate su altre aree del distretto di Catanzaro. Sicuramente si tratta di uno dei sequestri più importanti per la Calabria e dimostra questa attività investigativa l'efficienza della risposta dello Stato alle offensive criminali. Mette in luce la capacità di sottrarre un arsenale mai visto e mai sequestrato. Eh, ai malavitosi e consente eh, una, una riflessione in termini di tutela degli interessi prevalenti della collettività eh, al fine di mantenere la convivenza civile. È un'operazione che eh, si pone nel solco dell'attività Uh, tradizionale della risposta delle istituzioni statali eh, della, del Caranzarese eh, che negli ultimi anni ha preso corpo soprattutto in un'offensiva nei confronti della criminalità organizzata che si è tradotta in misure cautelari, in arresti, in sentenze eh, di condanne ma anche in misure di carattere amministrativo come lo scioglimento di alcuni consigli comunali, come l'emissione eh, di alcune interdittive. Eh, sono tutte misure che servono alla collettività per affrancarsi dalla criminalità organizzata e dalla morsa del crimine in generale. Un sequestro che ha pochissimi precedenti a livello eh, regionale, senza dubbio, eh, ma possiamo dire anche a livello nazionale, per il numero, per la tipologia e per la spiccata potenzialità offensiva delle armi sequestrate. Armi, come è stato detto ampiamente in conferenza stampa, armi che erano tenute perfettamente efficienti in condizione di essere prelevate sebbene occultate e custodite in questi bidoni interrati, erano comunque tenute in perfetta efficienza, per cui a ogni, in ogni momento potevano essere prese, cedute, vendute o addirittura utilizzate. Noi abbiamo, le investigazioni nostre come è stato detto sono state di carattere tradizionale, estremamente difficoltose perché il ter, i terreni in cui ci si muoveva, non per niente abbiamo scelto questo nome, Secreta Collis, eh, era una zona assolutamente impervia, di difficile accesso, eh, in cui viceversa eh, i soggetti indagati si muovevano con... Eh, estrema disinvoltura e noi abbiamo filmato dopo i sequestri che siamo riusciti a effettuare in maniera anche molto riservata, abbiamo poi registrato il successivo eh, arrivo eh, da parte di, di questi individui che eh, evidentemente non trovando più le armi non capivano da chi fossero state portate via.